Nuovamente buongiorno, eccoci alla nostra attualità politica. Allora, un brevissimo riassunto iniziale, diciamo così, i sindacati, ma anche i partiti di opposizione sono, come si dice giornalisticamente, sul piede di guerra. È stato annunciato un eventuale sciopero contro le misure, soprattutto quelle sui cosiddetti licenziamenti facili per le aziende in crisi, misure contenute nella lettera di Berlusconi e del governo italiano all'Europa. Le misure, molte di queste misure sono state invece accolte, diciamo così, con soddisfazione da Confindustria. Insomma, è una strada tutta in salita per il governo e per la maggioranza. Berlusconi deve fare anche i conti con i cosiddetti nuovi mal di pancia nel suo partito. Ieri la notizia di una nuova lettera che trasversalmente coinvolgeva deputati e senatori del PDL, scontenti ovviamente per la situazione, insomma una lettera in cui ancora una volta si chiede al Premier di fare un passo indietro, eventualmente di indicare una personalità, un uomo a lui vicino per un eventuale nuovo governo. Bisogna allargare questa maggioranza ai centristi, ma soprattutto tutto questo nasce da una considerazione alla luce proprio delle misure così importanti, così dure, così cruciali che abbiamo presentato in Europa. Come fa questa maggioranza così risicata, insomma, a portarsi a casa qualcosa? Questo è l'interrogativo, diciamo, cruciale che pesa sul governo e che pesa su Berlusconi, che peraltro, secondo quanto raccontano i giornali di oggi, insomma, sarebbe molto preoccupato per la situazione parlamentare. Allora, di tutto questo noi oggi parliamo con i nostri ospiti, soprattutto con il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, a cui diamo il buongiorno. Osvaldo Napoli del PDL, collegato con noi da Torino. Buongiorno al senatore Massimo Garavaglia della Lega, che invece è collegato con noi da Milano. Buongiorno a Matteo Richetti del Partito Democratico, che è il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ed è un renziano. Buongiorno. Per comodità giornalistica glielo chiedo, no? Lei buongiorno partecipa alla Tre Giorni di Matteo Renzi e da stasera, no, a Firenze. Io parteciperò alla Leopolda. Il termine renziano semplifica, voglio sperare, perché insomma ho sostenuto Bersani alle primarie, ho un rapporto straordinario con Enrico Letta per molti aspetti, il vice segretario, sì. E quindi dopodiché parteciperò alla Leopolda, perché io penso che ci sia assolutamente necessità di una carica di innovazione e di concretezza alla quale la politica non può più sfuggire. Ieri sera su questa rete è andata in onda una scena molto interessante. C'erano imprenditori e lavoratori Piazza collegati, Pulita, dice, collegati, no? Sì. Con Piazza Pulita, e hanno dato le spalle alla politica che stava dialogando per nobilitare ciò che è avvenuto. Peraltro ne ha fatto le spese, tra gli altri, mi pare proprio un esponente della Lega, Pini, no? Sì, tra l'altro un collega dell'Emilia Romagna, sì. Quindi lo dico perché anche rispetto a questa discussione sul tema dei licenziamenti. Io vengo dalla provincia di Modena, distretto di Sassuolo, uno dei primi per esportazione. E ceramiche, che cosa c'è? Ceramiche. Devo dire che solo grazie alla legislazione vigente, al rapporto col sindacato, abbiamo gestito centinaia di migliaia di posti di lavoro relativi a crisi, ristrutturazioni. Non è con i licenziamenti facili che si risolvono i problemi drammatici di questa fase. E anche qui, siccome avevamo un punto di intesa molto preciso, che era l'accordo di quest'estate tra le parti sociali, di cui tra l'altro Bonanni è stato protagonista, io capisco le letterine di intenti all'Europa, ma quello è il punto di approdo. Anche perché non sfuggiamo alla realtà. La mia generazione si sente dire dal datore di lavoro al quale si presenta: sì, mi piaci, mi interessi, hai un curriculum interessante, apri partita IVA e ti assumo. Dopodiché è bella che è andata la partita sulla regolamentazione del mercato del lavoro. Noi siamo su un altro pianeta se non intercettiamo la necessità di rendere più stabile il lavoro, non con norme rigide, ma con un percorso di fedeltà tra impresa e lavoro, che è la vera risorsa di questo paese. Nella nostra regione la dimostrazione è che tu il lavoro e le imprese o le salvi insieme, o quando ti chiude un'azienda non c'è licenziamento facile o protetto che tenga. Quindi bisogna che noi stiamo sui temi della realtà, e da questo punto di vista, cioè, qui, questo io temo che non sia nemmeno un provvedimento che c'entra i due veri obiettivi che abbiamo, cioè ridurre il debito e produrre più sviluppo e più opportunità per nuove generazioni. Mi pare una roba però che una flessibilità ci vuole, non è soltanto quella del debito. No, però vede, Napoli, lei prima ha usato il termine liberalizzazione dei licenziamenti. Io penso che noi dovremmo concentrarci sulle altre liberalizzazioni. Io uso anche il termine liberalizzazione dei servizi pubblici locali per far riferimento a quello che diceva Bonanni. Quindi le vostre aziende in Emilia-Romagna, che molto spesso sono in passivo.
Beh, le nostre aziende saranno in passivo, ma grazie al cielo siamo ancora tra i motori. Qui non e c'è ma chi è che le paga? Non le paga forse qui, il consumatore? Qui non c'è l'Emilia Romagna Pride, vuole essere un ragionamento di sistema, quindi ci mancherebbe. Nella però le liberalizzazioni dei servizi pubblici globale. Non vorrei che fossero come le letterine dell'Europa o i costi della politica, sono solo annunci. Non le ho viste. Un attimo, Napoli. Presidente, le letterine sono quelle però che hanno permesso, le letterine sono quelle che hanno permesso al governo italiano, piaccia o non piaccia, di avere l'assenso europeo. Il problema è di essere uniti a passare dalla letterina al fatto concreto. E però se la letterina non veniva approvata dall'Europa veniva criticato perché non veniva approvata. Se è vista approvata diventa una letterina di casa. Napoli, un attimo. Sono due modi di pensare che per me mi rendono un pochino perplessi. Volevo chiedere a Righetti una cosa. Di questa lettera c'è qualche punto? Quali sono i punti che lei condivide? Condivido la necessità di porre mano finalmente a decisioni che sblocchino la crescita di questo Paese. Io però non riesco a cogliere i provvedimenti concreti di questa lettera. I provvedimenti in campo economico, in campo di semplificazione di questa politica, non si annunciano, si fanno, sono come le dimissioni. Però questo ce l'ha chiesto l'Europa, diciamo. Fatto bene a fargli la lettera. Dopodiché però, essendo 2 anni e mezzo che non si vede nulla, io non so concretamente che cosa abbiamo davanti, che cosa ci aspetta. Perché sulle pensioni c'è sostanzialmente quello che sarebbe accaduto senza la lettera. E quindi se io devo essere soddisfatto del fatto che abbiamo comunicato all'Europa ciò che sarebbe accaduto naturalmente, sono preoccupato. Il tema delle dismissioni, perché c'è un patrimonio che deve essere messo a reddito, pubblico e privato. Pubblico e privato. Non c'è nulla ancora una volta su un grande sacrificio da fare insieme, come paese e come italiani, sul tema dei patrimoni pubblici. Non che la patrimoniale sia la soluzione di tutti i mali, perché la patrimoniale va assolutamente aggiunta con una riduzione dei costi della pubblica amministrazione necessaria, altrimenti le risorse che liberiamo si perdono nei rivoli del nostro malfunzionamento. Però non c'è nulla di tutto questo. Allora non vuole essere, io sono assolutamente contento, lo voglio dire a Napoli, che l'Europa saluti positivamente qualunque provvedimento o dichiarazione del governo. Sono un europeista convinto. Mi preoccupa il fatto che siamo anche qui però nella logica degli annunci. E spero che dopo ragioneremo anche un attimo sul tema della riduzione dei costi. Ma ci hanno detto anche che dimezzavano i parlamentari, che abolivano le province. Non è demagogia, però voglio che insieme diamo gambe a questi annunci. Certo. E anche qui altro che 6 mesi, sono belli che passati. Buongiorno a Marcello Sorgi, editore della Stampa. Adesso, allora Righetti, a parte che se vuole commentare questi ultimi interventi, però le chiedo una riflessione proprio sui costi della politica, no? Adesso le regioni per esempio ieri hanno detto cominciamo a tagliare i vitalizi, quindi insomma c'è anche da parte delle regioni forse la consapevolezza che i tagli e i costi vanno ridotti. Lei su questo che posizione ha? Ma io sono silente da tempo perché penso che le cose che diceva Sorgi drammaticamente si realizzeranno. Noi stiamo perdendo tempo, lo so io, lo sa l'onorevole Garavaglia, lo sa l'onorevole Napoli, anche perché pare un po' surreale che il mondo cominci oggi con la lettera di Berlusconi all'Europa. Atto dovuto, bene ha fatto a fare questa lettera, ma insomma quando Napoli, criticando Letta, la Bindi, dice prima si chiedono le dimissioni di Berlusconi e poi dopo si vuole discutere nel merito, ma non è che il governo comincia questa mattina, è dal 2008 che aspettiamo provvedimenti che riducano le disparità tra dipendenti pubblici e precari, che introducano il tema dell'ammortizzazione al lavoro, che ci hanno promesso la riforma fiscale tutte le mattine senza farla. Ora non voglio fare polemica fine a se stessa, ma è evidente che il tempo è scaduto. Le immagini di questi giorni del Parlamento, del governo, della inefficacia e incapacità di dare risposte concrete, ormai hanno secondo me chiuso la partita, anche perché i problemi ci sono. Il pubblico impiego va sicuramente riformato. Chiunque di noi oggi porti una letterina al prefetto della sua città sa che a prenderla c'è un signore in divisa. Ora, se sto alla discussione pubblica e dell'attualità, i dipendenti pubblici sono in esubero, ci sono fannulloni, c'è chi si tira le dita, ci sono poche forze dell'ordine sulle strade, ma uniamo le due cose. Io sono favorevole alla mobilità, mettiamo a prendere la letterina non un militare che va sul territorio, ma un amministrativo che è in eccesso da un altro ufficio. Ma tutte queste cose non si vedono. Ieri leggevo sui giornali 33 nuove assunzioni. Un attimo, Napoli. Sì. Scusi, Napoli, perché adesso dobbiamo far parlare Righetti. È un bel colloquio, andiamo avanti. 33 nuove assunzioni a Palazzo Chigi, ho letto ieri su tutti i giornali. E bisognerà che ci sia un filo di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Io non voglio raffreddare Napoli, che tra l'altro è un interlocutore attento, l'ho visto anche all'opera da presidente dell'ANCI.
temo che l'euforia delle borse di Tokyo sia dovuta al consolidamento del fondo salva stati, visto che Tokyo è piena di deficit di paesi, sì, di debito pubblico europeo. Quindi è evidente che, insomma, non penso sia l'eternità di Berlusconi. Tema dei costi della politica. Ora, io sono allergico agli annunci sempre, sì, sia quando li fa Berlusconi che quando li fanno gli altri. Siccome in Emilia Romagna siamo nelle condizioni di poter parlare di un provvedimento approvato, cioè di una legge cosa che cosa fatta, diciamo. Cosa, sì, fatta, non che capo abbia perché si sta lavorando, sì, in questo senso, sull'abolizione dei vitalizi, anche qui non in via demagogica, io credo che sarebbe importante che assieme a Napoli, assieme ai parlamentari del centrodestra, si potesse immaginare un provvedimento però immediato, non l'ennesima letterina che dice agli elettori lo faremo, ma che intervenga direttamente sul fatto che dopo 5 anni di Parlamento, di Consiglio regionale, il vitalizio non c'è più, con grande serenità. Insieme a Napoli mi piacerebbe discutere del fatto che il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, concludo solo con questo fatto molto concreto, il Consiglio regionale, il suo funzionamento, non solo le indennità, gli uffici, la logistica, l'ufficio legislativo, costa in tutto 34 milioni di euro. Ora io chiedo, è possibile in questa stagione di federalismo, c'è il collega della Lega, ragionare di costi standard della politica? Perché il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna deve costare 8 euro a cittadino all'anno e qualcheduno deve costare il 500% di questo? Alcuni consigli regionali 180 milioni. Perché il Parlamento, la Camera e il Senato? Il Parlamento è fatto di 600 deputati alla Camera. Sono 12 volte i miei consiglieri regionali. Io penso che dovrebbero costare 12 volte i miei legislatori. Gli abbuono l'economia di scala, l'ufficio legislativo, sì, che sarà uno anche per loro. 35 milioni per 12 fa 450, 500, non fa 1,2 miliardi. Al Senato idem. Ci mettiamo seriamente a cambiare le cose, come si sta con grande modestia provando a fare non solo in Emilia Romagna, in tanti contesti, sì, di vita pubblica, politica, istituzionale, locale. Di questo mi piacerebbe parlare. Ma voi da stasera a Firenze con Renzi, un attimo Napoli, con Renzi affronterete, diciamo, nel cuore questi problemi, dando ricette o no? Noi costruiremo proposte concrete su questo, fino anche a dettagliare, sperando che questo possa essere elemento di dialogo, ovviamente nel PD, nel centro-sinistra, ma terreno di incontro su molte proposte concrete. Ragioneremo sul tema del pubblico impiego, ragioneremo sul tema ad esempio della riduzione dei corpi di polizia. È possibile immaginare un paese che funziona con 3 livelli istituzionali, comune, regioni e Stato? Sì. Che rivede le funzioni su questi 3 livelli, altro che unioni, comunità montane, province, enti, consorzi, bonifiche. Questo qui, anche qui, oltre agli slogan, è una roba che va completamente ripensata. È un tabù che nel pubblico impiego non esista la crisi. Il pubblico impiego non ha pagato la crisi economica. Certo, ci ricordavano, gli stipendi sono, sì, fermi, ma non esiste la cassa integrazione, non esiste il contratto di solidarietà, siamo nell'ambito delle 36 ore. Voglio capire, l'Italia è un paese immutabile o questa fase drammatica di trasformazione deve conoscere un cambiamento di appropriatezza legislativa che occorre? Metteremo a fuoco queste cose, metteremo a fuoco una proposta complessiva sulla, sì, rivisitazione della pubblica amministrazione e dei costi della politica, faremo una proposta concreta sulla parte lavoro e previdenza. Io penso ad esempio che al di là dei 67 anni, in questo paese non si può andare in pensione prima dei 60 anni, anche se hai 40 anni di contributi. Non ci va nessuno. Sì, però se hai cominciato a lavorare a 18 anni, dopo 40 anni a 58 ci vai, perché con i 40 anni di contribuzione così funziona, sì, ancora. Sì, sì. Ora io non voglio scomodare gli esempi. Con la finestra mobile, eccetera, di chi non è andato così, in pensione con i 14 anni, 6 mesi, un giorno. Ma è evidente che noi, sì, da subito, io dico contributivo domani mattina, senza attendere ancora 5 anni di retributivo, perché altrimenti è inutile che parliamo di patto generazionale. Ci siamo ancora oggi, questa mattina. Siamo qui a dire a persone che fanno vita precaria, con contratti di collaborazione, che probabilmente avranno una pensione, se ce l'hanno, assolutamente inaccettabile, e stiamo ancora in un sistema che funziona con retributivo. Queste trasformazioni servono oggi, non servono con le letterine di prospettiva, è questo il punto. Io voglio usare lo slogan dell'assise di Renzi, che mi pare sia all'insegna cosa farei al posto di Berlusconi, no? La domanda tormentone del vostro incontro. Richetti, lei magari lo dirà stasera, cosa farebbe al posto di Berlusconi? Scriverei un'altra lettera, quella di dimissioni, però, perché sinceramente penso che siamo di fronte alla mancanza totale di volontà. A Modena diciamo che quando prevale l'oremus par me per chi eter sagne, che vuol dire pregate per me, per gli altri se vi rimane tempo, vuol dire che è finita.